Sì, il 29 aprile è una data importante perché nel silenzio generale noi rischiamo il blocco anche di quel poco di eterologa che comunque riusciamo a garantire grazie all'importazione da banche straniere. Perché? Perché il 29 aprile è la data entro la quale i centri di PMA italiani dovranno essere autorizzati all'import dei gameti. Il problema è che molti centri non sono e non saranno autorizzati, ma non perché non abbiano le caratteristiche per esserlo, ma perché non sono stati effettuati i controlli da parte delle autorità competenti per problemi organizzativi o problemi di personale. Ora, è evidente che questa situazione non può essere, ovvero non è possibile che la negligenza, naturalmente non colpevole, ma sicuramente la inadeguatezza da parte delle autorità preposte a svolgere l'attività di controllo non può portare al blocco dell'attività dei centri, creando un danno evidentissimo agli stessi, ma creando anche un danno a quelle coppie che si sono rivolte a quei centri per svolgere e che hanno già magari in corso la prestazione di PMA eterologa oppure che l'hanno già programmata, costringendole quindi a sospendere il trattamento con un evidente danno, ovvero costringendole a proseguire il trattamento o ad avviare il trattamento in altri centri, oppure per non mettersi in lista d'attesa, andare all'estero, quindi alimentando quel turismo procreativo che purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, ancora in una certa quota parte permane verso paesi come la Spagna, la Grecia ed altri paesi che garantiscono le stesse prestazioni con tempi di attesa e con possibilità concrete diverse da quella italiana. Quindi la Fondazione PMA Italia ha inoltrato una richiesta pressante, chiamiamola pure di fida, al Ministero della Salute affinché disponga una proroga urgente ed immediata alla scadenza del 29 aprile, fin tanto che non vengano effettuate le ispezioni necessarie sui centri per garantire la correttezza dell'importazione e quindi per garantire lo svolgimento della prestazione di PMA eterologa.